Ciao Drummer, in questo video ti parlerò di doppio colpo. Io ne conosco principalmente di due tipi. Il primo tipo è quello più blasonato, è quello più insegnato, è quello che si vede insegnare di più in giro. E che è di questo tipo. Fulcro tra dito medio e pollice. Si parte da questa posizione col palmo rivolto verso l'interno, gomito di 90 gradi, e lancio la bacchetta pensando che in mano idealmente abbia una pallina da tennis da lanciare a terra e farla rimbalzare. In questo modo. Questo è il primo colpo del doppio colpo. Il secondo colpo viene effettuato ritraendo, diciamo così, le dita per far andare giù la bacchetta e far colpire la punta della bacchetta la pelle che abbiamo, la superficie che abbiamo da percuotere, in questo modo. Detto anche snap. Questo è il colpo, il doppio colpo, quello più conosciuto. Mi raccomando, le dita devono fare questo movimento qua. Devono accompagnare la bacchetta, devono accompagnare la coda della bacchetta nella sua corsa e fino al dito mignolo, cioè anche il dito mignolo deve partecipare, diciamo così, a mantenere la bacchetta, a accompagnare la bacchetta, diciamo, non deve né uscire, non deve essere né troppo in qua, deve arrivare, diciamo, idealmente deve arrivare fino a qua. La bacchetta nel rimbalzo deve arrivare fino a qua. E anzi, per esercitarsi, per sensibilizzare la mano a questo movimento, ogni tanto è bene prendersi un paio di minuti e proprio fare questo movimento qua, cioè accompagnare la bacchetta proprio per sensibilizzare la mano alla bacchetta, al movimento della bacchetta stessa. Quindi, suonato in modo alternato, esce un suono molto, esce una rullata molto cattiva, molto aggressiva, proprio perché è dato da due colpi, che il primo è lanciato e il secondo è, no? Si fa presa con le dita proprio per schiacciare, diciamo così, la punta della bacchetta sulla superficie da percuotere. Quindi la rullata esce molto aggressiva, molto cattiva. Naturalmente, per esercitarsi bene, bisogna far prendere confidenza del movimento anche all'altra mano, al lato debole, diciamo così. E poi piano piano si alterna il movimento. Più o meno in questo modo, e poi quando si è lenti, quasi si accompagna con la mano, no? È chiaro, cioè più il movimento diventa veloce e più si usano le dita, è una cosa anche naturale. Comunque hai sentito che il rullo esce molto cattivo, molto, molto aggressivo. Il secondo tipo di doppio colpo che io preferisco e che è molto più morbido, molto più gentile, è, tra virgolette, diciamo così, ha bisogno di meno controllo da parte delle dita, ma è un'imprecisione quello che ho detto, però insomma questo tipo di doppio colpo si tratta altro che di lanciare la bacchetta e lasciare che ricada
senza nessun intervento delle dita. Cioè nel secondo colpo non ci deve essere nessun intervento delle dita, proprio deve essere una roba, deve essere una cosa easy. Cioè le mie dita fanno questo movimento, cioè proprio non premono come nel caso della prima tipologia che abbiamo visto qualche minuto fa, no? Che fa op, e uso le dita per schiacciare la bacchetta verso il basso. In questo caso io lancio e lascio semplicemente la bacchetta col secondo colpo che vada giù da sola e diciamo uso le dita solamente per impedire che abbia più rimbalzi, che non faccia questa roba qua, no? Ma uso le dita solamente per controllare che venga effettuato il secondo colpo e che non scivoli in ulteriori, colpi indesiderati. Come vedi, le dita accompagnano la bacchetta perché sono spinte dalla bacchetta col primo colpo, ma dopo a me piace dire che sono una sorta di passeggeri della bacchetta, no? Non, stanno appoggiati, non schiacciano, stanno solamente appoggiati e il loro compito è quello che non ci siano colpi ulteriori dopo il secondo. E la rullata che ne escerà sarà molto più morbida e si dovrà usare meno energia, diciamo così, proprio perché si tratta di un colpo, cioè bisogna pensarlo solamente come un colpo. Ecco cosa differisce da quello di prima. Quello di prima devi pensare ai due colpi, uno, due, uno, due, uno, due. Invece in questo è uno, uno, uno. Come movimento è come se facessi un singolo colpo. E la rullata che ne esce è molto più morbida, è molto più gentile, diciamo così. Prima, poi seconda. La differenza è quasi impercettibile, ma si sente. La prima è molto più aggressiva, molto più cattiva, la seconda è molto più morbida, in più richiede meno energia, richiede meno energia alla fine, perché va pensato solamente come un unico colpo, non come due colpi consecutivi, uno all'altro. Bene, questo video sul doppio colpo finisce qui. Questo è quello che io so del doppio colpo. Questo sono i due colpi. Io uso di più il secondo che non il primo, a meno che dipende sempre da quello che si vuole fare sul set. Naturalmente, non c'è una regola precisa, quello è meglio di quell'altro. Dipende sempre come si suona e cosa si vuole esprimere con questo strumento. Bene, questo video finisce qui. Io spero che tu abbia trovato delle informazioni utili o quantomeno di ispirazione. Fammi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensi, clicca un mi piace al video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, seguimi sui miei canali social di Facebook e Instagram e visita il mio blog www.impugnaturabacchette.com e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!